raga, qua Enex e bentornati sul canale. Oggi siamo qui di nuovo su Clash Royale, dove oggi, ragazzi, andremo a provare un deck. Ragazzi, anche oggi ci siamo draftati un qualcosa di fenomenale. Raga, allora, innanzitutto, come mentre mi ero bostato da dire dai raga, proviamo ad andare in arena 8, ho preso un crampo, un marone, e invece di fare ulteriori 200 coppe ne abbiamo perse. Ma raga, oggi sono qui per mostrarvi un qualcosa di particolare. Particolare come al solito, perché abbiamo sempre le cose particolari. Ma particolare in che modo? Perché oggi andremo a provare un deck fatto apposta, un deck totale totalmente di ghiaccio, e stiamo parlando del deck del filo di prosciutto. Questo è il fottuto deck del domatore di ghiaccio. Ovviamente abbiamo tutte le carte per il caso, che sono in questo caso appunto la congelamento, ovvero la nostra famosa granita di Zio Fester. Ragazzi, a momenti tornerà anche Zio Fester, perché deve spaccare di brutto, è un po' troppo che sta a dormire. Ragazzi, adesso si sveglia, si è proprio girato male, ragazzi, fa il finimondo. Quindi ragazzi, tenetevi pronti a un prossimo assalto con Zio Fester. Comunque stavamo dicendo, diversamente da ciò abbiamo anche lo spiritello di ghiaccio, perché non può mancare, e anche il nonno di Heidi. Ragazzi, si parla di ghiaccio e il vecchio dell'Alpe scende. In questo caso abbiamo fornito anche il nostro deck di Hog Rider, perché ragazzi, il deck del domatore di ghiaccio, se ci mettiamo davanti mia madre, capite voi che l'unica cosa che facciamo in questo caso è cagare. Abbiamo il nostro domatore livello 7, lo sto comprando di brutto quando lo troviamo dentro al market, quindi in questo caso vedrò di farlo lotto il prima possibile, perché dobbiamo spaccare come le rogne. Ma vabbè ragazzi, evitando di comunque di prolungarci troppo eventuali altre minchiate. Perché ragazzi io parlo, no? Poi alla fine mi dimentico le cose. Dovremo anche risolvere in questo episodio lo scandalo che era venuto in quel dubbio esistenziale riguardante la pina, che finisco di nominare il deck. Dopodiché risolveremo anche quello, perché ragazzi abbiamo trovato la risposta rect. Ho trovato la risposta rect e quindi ve la mostrerò. Oltre all'Hog Rider, oltre al domatore, abbiamo anche lui. Abbiamo il nostro barile di ronco. Ragazzi, oggi si usa il ronco e oggi si va cattivi. Ronco a parte, mini pecca. Ragazzi, pecca, pecca, pecca. La nostra gallinaccia livello 6, anche qui, anche di questa ne abbiamo 81 su 100. Quindi ragazzi, attenzione, la stiamo portando veramente in alto. Appena arriva a livello 7, anche questa ragazzi la scozziamo in campo, facciamo il finimondo. Detto questo, ultima carta, cestino di rape. Sgherri da 3 e andare. E ora ragazzi, arriva il momento serio, il momento insomma più ligio del video, dove appunto andiamo a risolvere il dubbio esistenziale che Ruben ci aveva fatto, adesso penso nel video dove provavo i vostri deck, dove appunto lui ci chiedeva, ma se una mucca, no, è un bovino, manzo, quello che si trova di solito nelle scatolette ma in vita con le gambe. Beh, praticamente se un manzo, no, se una mucca si mette supina, ecco, pina muore. E quindi ragazzi, ricercando tra i vari commenti, ne ho trovati tipo 450.000 che si accomunavano. Ma uno, ragazzi, uno ha dato la risposta rect, più rect, get rect, proprio fuck, proprio da... Che in questo caso è appunto quella di Antonio. Ci dice semplicemente che se la mucca sta supina, pina sta... Diversamente da ciò invece gli altri che hanno risposto, ma che non sto a nominare perché sono stati veramente in 450.000, e penso che anche quella sia un'opzione valida, perché ragazzi quella penso che sia l'opzione più letale di tutte. Ovvero che se praticamente la mucca va su pina, beh in quel caso pina è banane, banane, banane. Detto questo ragazzi, postatemi sotto nei commenti un prossimo dubbio esistenziale come avete fatto fino ad ora, e vedremo appunto nel prossimo episodio. Adesso non so se lo metto nei vostri deck oppure ve lo piazzo da un'altra parte, comunque ritorneranno anche i dubbi esistenziali. Detto questo, io continuo a cercare Larry ma non lo trovo. Dai ragazzi, cominciamo a fare la partita, se no qua non finiamo più. Dobbiamo essere carichi, dobbiamo mantenere la carica ragazzi, carichi a bestia. E attenzione ragazzi, vediamo se ci salterà fuori qualcuno prima dei 3 minuti e 40 secondi, o meglio prima dei 12, 15, 20 minuti, insomma prima che mi venga da pisciare. Ok ragazzi, l'abbiamo trovato, in questo caso il primo avversario è CR7 Karim Show degli Amazing Italy appunto. E noi ci troviamo col nostro spiritello, con la carogna, con la freeze e cambia ragazzi col ronco. Abbiamo il barile di ronco. Facciamo una cosa raga, adesso molestiamolo, ok, mando giù ragazza tampone, e allora partiamo di sprombola. Giù di carogna e attenzione, avanti con lo spiritello, prepariamo la granita e andiamo a frizzarlo. Ragazzi, abbiamo frizzato gli spiritelli. Ma quale trick, ma quale, intanto che i namecciani ce lo sfondano di brutto, ma intanto la carogna fa il suo dovere. Andiamo a ripararci di qua, e occhio che lui arriva giocativo. Arriva giocativo, quindi mandiamo giù le frecce schifosi. Ecco adesso il mini pecca ci farà un po' di male ragazzi, ma dovremo sacrificare un attimo. Oh, smettila stronzo. Oh, che non mi fa sclerare subito, mandiamo giù lo grinder, attenzione, giù di carogna e avanti spiritello. Ragazzi, tormentiamolo di nuovo, tormentiamolo ancora, e surprise motherfucker,
E che bello, perché guardate lo spiritello quanto è utile. E mamma mia, la torre a 600 di vita. E adesso, giù col vecchio dell'Alpe. Ok, lui manda giù lo grinder. Quindi teniamo pronto il cestino di rape. E addosso andiamo a fermentare di cioè, non è che fermentiamo, ma piuttosto lo facciamo fuori. Attenzione ai dadi, attenzione ai dadi. Limitiamo il danno. Oh, ragazzi, la torre con 8 di vita. Ma non, ecco, vabbè. Avanti con Ronco, addosso di vino. E andiamo a fare la cosa cattiva. E volevo intrigare un po' la principessa con un po' di vino. Ragazzi, c'è già subito la concorrenza. Facciamo una cosa, mandiamo giù la carogna e addosso di carogna. Andiamo a far brutto e addosso con lo spiritello. E madonna mia, colpa, guarda lì, bel pecca surgelato. Manco il banco frigo del Conrad li trovi così. E perfetto ragazzi, già hanno dato, attenzione, attenzione, di nuovo giù col mini pecca. E attenzione, andiamo a limitare il danno. Limitiamo di nuovo e giù con le rape. E dai dai dai, veloce. Oh, ok, perfetto raga, perfetto, funziona bene. Ragazzi, il piano funziona bene, funziona benissimo, tanto che le rape vanno a fare moleste. Mando giù lo rider, praticamente lo spreca. E avanti con Ronco, e giù di Ronco moleste. Ecco, potevo evitare di mandare giù Ronco, raga, ma fa lo stesso. Fa lo stesso, non sprechiamo. Madonna santa, schifosi, siete schifosi, dadi di merda. Giù con lo stregone, e adesso, ecco, adesso prendiamo un altro po' di danno, ma non ci preoccupiamo. Giù con lo spiritello, e andiamo a surgelare tutto. Madonna, basta col vino, ma hai rotto le palle. Giù con mini pecca, e falli fuori, avanti con le rape. Limitiamoci, limitiamoci a non subire del danno. Basta ragazzo, ok. Avanti con la carogna, ragazzi, attenzione. E adesso, madonna santa, ma fermate con lo grinder, madonna mia. Congeliamo log, e andiamo con la carogna. Attenzione, carogna di Ronco, carogna di Ronco, carogna di Ronco. Quanto brucia il Ronco sulle ferite, quanto brucia sulle ferite. Giù con lo stregone col mini pecca. E attenzione, andiamo a pararci un attimo. Madonna, madonna, madonna. Oh, basta da, da, da. Ragazzi, che dire, abbiamo una torre con 80 di vita, la nostra ancora 1781. Possiamo fare del danno. Mandiamo giù Ronco, avanti con Ronco. E attenzione, torniamo a frizzare la torre. Guarda ragazzi, è bello. La suino surgelato, morto e cucinato, insomma, una roba del genere. Ragazzi, le frecce sono pronte. Colpo di spiedini letale e ragazzi, la portiamo a casa. Portiamo a casa contro Karim, ragazzi. Standing ovation per lui, perché comunque la prima torre ce l'ha fatta fuori la velocità della luce. Detto comunque questo, ci becchiamo 33 trofei che ci fanno comodissimo. E come vedete, questo deck si è fatto rispettare in una maniera assurda. È quasi atomico, ragazzi. Atomico come la scopa che mi ritrovo sotto ai piedi. Non chiedimi perché, guarda ragazzi, anche i gatti attaccato, ragazzi. Io ogni tanto devo anche pulire per terra perché è un qualcosa di veramente orribile. Oh, beh, mi slagrano, ragazzi. Faccio dei gemiti che sembra quasi che stia per morire. Comunque, Ladies and Hombre, andiamo subito a vedere quale sarà il prossimo avversario. Andiamo subito a vedere quale sarà il prossimo. E attenzione, ci troviamo contro... Ok ragazzi, ci troviamo contro Selectron. E madonna, 395 coppe, ragazzi, questo ci secca. Questo ci fa vedere i sorci verdi. Ma ok, ok, allora vediamo una cosa. Vediamo cosa possiamo partire. No, aspettiamo, ragazzi, aspettiamo la sua mossa, perché in questo caso non saprei cosa... Ok, manda giù l'uno di Heidi. Quindi noi andiamo giù la carogna dall'altra parte. E teniamo pronto la freeze. Attenzione, andiamo pronto la freeze. E mandiamo per il frigo. Apriamo il frigo, vado. Oh, cos'è sto minato? Frizia. Oh, ma vigliacco se avessi preso il ragazzo tampone. Porca troia, giù col mini pecca. E attenzione che va a picchia, picchialo. E avanti, ragazzi, mi ha dato giù lo zio Festa. Quindi noi facciamo una cosa, giù con il nono di Heidi. E andiamo a ripararci da questo sbadilatore maledetto. E lo sbadilatore sbadiglia, ma noi lo fermiamo. Lo fermiamo, e attenzione al tirapalle giù con le rape. E vado, fermatevi, ferma. Oh, non mi tirare i coglioni al nonno, che il nonno sta già ai suoi. E se te li tira fuori sono anche vecchi, sono qualcosa di inguardabile. Madonna, comunque il mini pecca, il mini pecca va show. E andiamo avanti con Ronco, addosso di Ronco violento, raga. Ronco violento, è tavernello, è morto. Ok, raga, è morto, ma comunque teniamoci pronti. Attenzione ragazzi, giù di carogna, molestiamolo di brutto. E teniamo pronto lo spiritello perché ci servirà. Ecco, lo sapevo. Fermali subito, fermali. Ecco qua, ne prendiamo giù con lo stregone. Ok, porca, ok. Sapevo così, usavo il mini pecca. Madonna mia, madonna, no, beh, ok raga, come fottersi la torre in due secondi. Comunque la carogna ha fatto il suo lavoro, perché la carogna comunque ci ha devastato la torre. Ma porca puttana, il mini pecca. Oh, signora Polenta, non è che può andare a fare il suo mais da un'altra parte, molto gentile. Ecco, in questo caso ragazzi abbiamo un Ronco. Dunque, cosa buttiamo giù, cosa buttiamo giù? Ed è proprio in questo momento che mi sarebbero venuti da tirare giù tutti quanti i sarti del calendario. Sì, ho detto sarti, non santi, proprio quelli che lavorano la maglia. Perché il programma che utilizzo per registrare Clash Royale è crashato. Di conseguenza mi ha perso l'altro pezzo di registrazione. Porca troia! Scusate,
lo sbrocco, raga, mi è crashato il programma che utilizzo per registrare Clash Royale. Comunque voglio farvi vedere come è andata a finire, ragazzi, ci tengo. Vi siete persi uno sbrocco epico, però non vi dico se ho vinto o perso, così ragazzi ve lo gustate, insomma, per quanto può essere saporito uno scherzo, al massimo provate a leccare il telefono, magari è buono, non vi assicuro poi niente. Comunque ragazzi, adesso non mi ricordo dove eravamo rimasti quando è crashato il programma. Ok, ci eravamo fermati qua in questo punto, dove appunto stavo attaccando col mini pack, ero indeciso se usare il ronco, poi alla fine ragazzi non ho buttato un cazzo, perché appunto ho preso la sua mossa. Dopodiché, visto che non buttava niente, raga, siamo partiti giù col ronco e avanti col ronco. E come vedete, ecco, perfetto, in questo caso lui aveva buttato giù i barbari e anche il bombarolo, quindi noi in quel caso abbiamo mandato giù la carogna dall'altra parte per riuscire a distrarlo, insomma, per fargli sprecare le truppe dall'altra parte. E come vedete, infatti, lui alla fine utilizzò il nonno di Heidi e il moschettiere, sprecandolo, insomma, evitando di attaccare. E in quel caso lui si è riuscito a difendere da Dio, ragazzi, ha fatto una difesa della madombra. Cioè, insomma, è una difesa madonnifera, però quando non picchi al sole. In quel caso, ecco, guardate, ragazzi, in quel caso lui abbiamo surgelato il mondo. E dopodiché lui partiva con la furia, ma sono riuscito lo stesso a finirlo, raga, guardate. Guarda la torre quanta vita aveva. E guarda un'altra cosa, la carogna come parte, la carogna come parte. E termina la torre di Netto. E in quel caso lui torna a dare un colpo, ma noi surgeliamo nuovamente il, come si chiama lì, quello col badile. E in quel caso lui ovviamente manca 3, 2, 1 secondi. E ragazzi, e qui anche questa partita la portiamo a casa. È venuta una cosa epica. Poi in live, alla fine ho sbroccato come un lurido. Mi dispiace solo di non averlo portato, perché porca mignottaccia l'Aida. Cioè ragazzi, il programma mi crasha una volta ogni 13 morti di papa. E fate conto che non so neanche se siano morti totalmente al mondo 13 papi, comunque manco Enrico. Comunque raga, fatto sta che il culo vuole che me la son presa in quel posto. Diversamente da ciò, comunque abbiamo portato a casa entrambi gli attacchi, è stato qualcosa di epico. E comunque se io spero comunque di avervi divertito, insomma di avervi intrattenuto per qualche minuto. Vi ricordo ragazzi di supportare con un bel mi piace. Un bel mi piace non costa nulla, ma a noi ci aiuta veramente tanto. E quindi ragazzi vi ringrazio in anticipo. Detto questo io vi saluto, noi ci becchiamo in un prossimo video. Mi raccomando, guardate il video che è caricato alle 2 Flame, mio fratello praticamente. E detto questo, qui da Nex è tutto. Un attimo solo, perché ragazzi chiudiamo il video in maniera epica. Qui da Nex è tutto. Me llamo TJ, he vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio, han matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets, desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16, voy a matar a todo el que se cruce como lo peor.